Il pianeta si è raffreddato. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian. Scifo. Ecco, così che il pianeta si è raffreddato. Via via i mari si sono allargati, la Terra si è ritratta ed è cominciato ad esserci sul pianeta la prima forma di vita. La prima forma di vita, voi lo sapete, è quella del minerale. L'insieme della massa acasica, dalla quale venne la prima razza che si incarnò sul pianeta, incominciò un po' alla volta a fare esperienza nella materia, collegandosi appunto a quella che è la materia minerale. Non vi era ancora coscienza, vi era soltanto una presa di contatto con quelli che erano gli strumenti per arrivare a possedere coscienza. E così, col passare dei secoli, col passare dei millenni, ecco che si arrivò a un punto in cui la massa acasica aveva bisogno di forme diverse, più complesse, per riuscire ad aumentare le possibilità di esperienza all'interno del piano fisico e sotto le vibrazioni, gli ordini, gli influssi della vibrazione prima. Sul pianeta incominciò a nascere, dopo varie trasformazioni, la materia vegetale. Oh, con che gioia accolse la materia acasica, alla ricerca di se stessa, questa nuova possibilità di espressione. Certamente la vita era molto più complessa, certamente gli stimoli che riceveva erano molto più adeguati a quelle che erano le sue necessità. Ma col passare del tempo, come sempre accade, anche questo nuovo vestito incominciò a diventare stretto ed ecco che, sempre sotto la spinta della vibrazione prima, la materia vegetale incominciò a trasformarsi in materia sempre più vicina a quella che è la materia animale, incominciando a possedere delle qualità che prima nella materia vegetale non erano presenti. Ancora una volta la massa acasica, che grazie all'incarnazione sulle varie parti del pianeta incominciava a diversificarsi al suo interno, accolse con gioia questa nuova possibilità di evoluzione e si collegò alla materia animale. Tutta la realtà del cosmo è fatta di questo, ripetersi continuo, ciclico, di elementi, di passaggi da una fase all'altra, in cui le meccaniche sono le stesse, ma i risultati, via via, cambiano sempre di più. E poi, dopo molti, molti millenni, la materia si trasformò ancora.